Mister Gattuso, rispondiamo, c'è la riunione, quindi. Ciao mister, come va? Tutto a posto? Carico questa stagione? Com'è andata la riunione? Che hanno detto? La società ha fiducia nel gruppo di lavoro, ha fiducia del rettore, del suo staff e di pensare a lavorare e di non perdere tempo. No, 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 perde tempo mai. No, 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 assolutamente. Anzi, vai È tranquillo. lavorare, lavorare. Eh certo, lavorare sempre. Senti, ma che pensi della squadra? Quest'anno in Europa ci arriviamo, però l'Europa che conta, non la conference, visto che siamo entrati là. Secondo me siamo un po' lontani, siamo ancora lontani, però in prospettiva è una squadra, se andiamo a vedere, la dico sempre, l'età e con il tempo forse ci possiamo arrivare, però oggi penso che il nostro obiettivo è migliorare la posizione dell'anno scorso e lavorare, bisogna lavorare duramente per riuscire a centrare l'obiettivo del quarto posto che ti porta alla Champions League. Quindi pensi che dobbiamo prendere qualcuno? E penso che mi serve un giocatore. Ci vuole del tempo, non so se la ricetta è mettere qualche giocatore d'esperienza in più. Quindi dici che prendere giocatori di esperienza sia la soluzione ai problemi? Però non so se la soluzione è mettere qualcuno d'esperienza in più, se può risolvere questo problema. Lo so, ma come hai visto? La società vuole giocatori giovani, visto gli obiettivi, tutto. Poi quelli di esperienza come Farina, Fiala e compagnia cantante. Hai visto che figure che abbiamo fatto, Io non sputo mai merda no? addosso ai No, no, miei scusa, giocatori, anzi, sono quello che vuoi che mi tocchi i scusi miei la domanda, giocatori. Fai il cioè, bravo, ma scusami, fai il bravo, scusami. ma fai il bravo. Chiedo scusa, mister, chiedo scusa. Tornando a noi, come dobbiamo intervenire sul mercato? Secondo me possiamo migliorare sicuramente la linea di difesa, possiamo migliorare su come tenere il campo, su come vogliamo palleggiare. Secondo me questa squadra può migliorare questi aspetti qua. E La linea di noi chi difesa lo possiamo dice che abbiamo migliorare solo 16 milioni? su come tenere il campo. Rino, ti blocco un attimo. I 73 milioni di budget che tu pensi che abbiamo, non ce li abbiamo. Nulla. E no, sono serviti a pagare un po' di tasse, stipendi, eccetera, eccetera. Sono rimasti 16 milioni. Rispiegano perché mai non rispiegano. Come te lo spiego? Hai presente i 73 milioni che hai visto nel bilancio, no? A fine anno? Sono andati a tappare i buchi finanziari, quindi domani vediamo quello che offre il mercato, vediamo un attimo quello che dobbiamo Dopo fare. domani vediamo, ma Non t'arrabbia, mister. vediamo, domani vediamo. E che ti devo dire, lo sai come sono le società di provincia? Siamo lo stesso carrozzoni, e te, Gianni, è la stessa cosa. Però una roba incredibile. Devo dire io? Lascia stare. Lo so, scusa. No, che scusi, ci mancherebbe. Per come abbiamo risolto tanti problemi, questo è un problema che si può risolvere. Purtroppo dobbiamo agire nell'ombra, fa qualche colpo di mercato alla nostra portata, sai. Rimpiazziamo qualche bidone, quel che ci troviamo, visto quegli scarpari che stanno in banchina là, che non sappiamo proprio che farcene, e usiamo pure come pedine di scambio, monetizza. Ma io quando parlo fate finta di ascoltare o... Dai Gianni, parliamoci chiaro, certi giocatori sono indifendibili, dai, cioè, hai visto pure tu che figure ci hanno fatto fare in campionato, in coppa poi. No, no, ma ci sta, ci sta. Dai, che ti ho Hai convinto. detto bene, ci ho convinto. Dai, speriamo in una bella stagione. Spero che facciamo bella figura. Fare il nostro dovere, dopo tireremo le somme. Dai, che cerco di piazzarti qualche colpo come si deve. Mi faccio aiutare pure dal pubblico che è in gamba. Cioè, ci hanno consigliato Ramos, sai, poi mi agganci. Ti do una bella squadra. Prego. Grazie. Poi sii gente. Rock, 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 body on the track, boy.